Ciao, ciao a tutti, buona domenica della vigilia. Purtroppo oggi mi vedete con un viso molto bianco e provato, nonostante mi sia truccata un pochino, ma sono sulla coda di una bruttissima influenza che ho avuto in questi giorni, con febbre molto molto alta, un'influenza molto pesante che mi costringerà a rimanere a letto anche il giorno della vigilia di Natale. Ho deciso però di fare comunque questo video, di farmi animo e di passare 10 minuti insieme a voi. Ho pensato di fare un tag che ha per titolo Come utilizzi i tuoi profumi. Sono stata taggata da Sara Castelli ancora un anno fa, quindi è da tanto che ce l'ho lì nel cassetto questo tag, e oggi è venuto il momento per parlarne, e anche perché soprattutto faccio fatica ad annusare i profumi e descriverli in diretta perché ho perso completamente l'olfatto e anche il gusto. Allora, inizio subito con la prima domanda di questo tag: come utilizzi i tuoi profumi? Che i profumi che possiedi li utilizzi tutti? Allora, no, non utilizzo alcuni profumi molto vintage che ho perché li tengo come pezzi di storia del profumo, ma non mi rispecchiano più, ma mi aiutano a capire anche come alcune fragranze si sono evolute nel corso degli anni. Oppure ho dei profumi che utilizzo raramente perché sono fuori produzione, e è il caso ad esempio del Midnight Poison, la prima edizione di Dior, profumo meraviglioso, purtroppo fuori produzione, è uno spettacolo questo profumo, questa fragranza, guardatelo qui il flacone, qualcosa di stupendo. E quindi è proprio un profumo da grandi occasioni e me ne do una spruzzata proprio, come si dice dalle mie parti, ogni morte di papa, proprio per conservarlo al meglio e non utilizzarlo. E domanda numero due. Hai una signature scent o un profumo firma? Allora, io utilizzo molti profumi, mi sento abitata da molte personalità e quindi se in passato, quando un po' prima di iniziare a collezionare profumi, avevo meno fragranze e magari c'era qualche profumo che era un po' più signature scent, ma anche no. Oggi, vista la collezione enorme di fragranze che io ho, non posso dire di avere una signature scent. Terza domanda: che genere di profumo usi di solito o più spesso? Anche qui ho talmente tanta possibilità di ruotare con le fragranze che spazio moltissimo da una classe all'altra di profumi, di fragranze. Utilizzo spesso forse profumi, magari quando sono in luoghi a contatto con persone, a contatto con persone in luoghi chiusi o con bambini, che siano dei floreali, magari un po' delicati per non lasciare quella scia pesante che magari potrebbe infastidire o dare problemi di allergia a persone che ci sono accanto. Uno di questi profumi, ad esempio, che uso spessissimo è il profumo di Chanel, il Coco Mademoiselle. Allora, il Coco Mademoiselle nella versione intense, io lo adoro. Mi ha sostituito alla grande questo profumo che è il Coco Mademoiselle nella versione Eau de Toilette, ma è vecchissimo questo profumo, ormai ha perso anche il suo parte delle sue caratteristiche, mi evoca dei ricordi molto piacevoli e ecco, questo proprio è un cimelio. E è stato degnamente sostituito da quella meravigliosa versione, tra l'altro con un patchouli stupendo nelle note di base. Un profumo che direi, tra l'altro, è assolutamente unisex perché è un profumo neanche troppo dolce,
e ha delle caratteristiche agrumate, legnose, che lo rendono adatto, secondo me, anche ad un uomo, tranquillamente. E si tira un po' fuori dalla maggior parte dei profumi gourmand di oggigiorno, detto da una che comunque i profumi gourmand li ama, perché lo sapete che ci dedico moltissimi video. Però quello è un profumo che mi fa stare bene in qualsiasi situazione quotidiana, una specie di profumo passepartout. Domanda numero 4. Scegli un solo profumo a cui non puoi rinunciare. No, anche a questa domanda rispondo di no, perché scegliere un solo profumo significherebbe dire bugie, perché non ne vedo innanzitutto il motivo, e se per qualche motivo dovessi ridurre la mia collezione di profumi ai quali proprio non posso rinunciare, è già tanto se riesco ad arrivare a una quindicina. E numero 5. Pensi che sia meglio essere fedeli a una sola fragranza oppure no? Ma secondo me, quando si imparano ad apprezzare i profumi, il discorso fedeltà al profumo, signature, scent, è un po' fuori luogo, perché è come quando ci si abitua a mangiare, a degustare vari cibi con sapori diversi, o quando si iniziano ad ascoltare generi musicali diversi, che bisogna farsi un po' l'orecchio. Anche il naso va allenato, e quindi un naso difficilmente può allenarsi e educarsi anche, perché a forza di annusare profumi ci educhiamo anche, educhiamo il nostro olfatto. Quindi un solo profumo non può essere sufficiente a educare l'olfatto di una persona, proprio perché io i profumi li amo molto, ho questa visione anche, e quindi no, assolutamente trovo che per apprezzare l'arte della profumeria non si può essere fedeli a una sola fragranza. Domanda numero 6: il profumo che vorresti utilizzare, ma sulla tua pelle non sta bene. Allora, proprio perché adesso ho moltissimi profumi in collezione, prima di fare acquisti li provo. Quindi, quando provo un profumo che non mi piace in profumeria, lo bypasso, e spesso mi dimentico magari anche di che fragranza si tratta. Mi è capitato ancora. E quindi proprio perché gli acquisti sono un po' più diluiti, un po' più oculati oggi, è difficile che io mi porti a casa un profumo che non mi sta bene, non sono proprio così masochista. Ecco, con qualche vintage mi è capitato di avere qualche brutto complimento. Mia sorella, ad esempio, non ama i profumi vintage, e quando magari io li indosso mi dà della nonna Belarda. Però, secondo me, non è perché il profumo mi sta male, è perché lei non ha l'olfatto abituato a spaziare nella profumeria, e quindi quando sente qualche nota un po' particolare che non è più attuale, rimane un po' spaesata. Domanda numero 7: le tue crush profumose più folli. Allora, io ho dei bei profumi anche costosi nella mia collezione, però proprio perché è difficile che prenda un profumo avendo sentito solo le note di testa. Allora, le note di testa sono un po' il biglietto da visita del profumo, e mi capita purtroppo di vedere persone che entrano ancora oggi in profumeria, provano il profumo, lo annusano su una cartina, lo annusano un attimo sul polso e vanno e acquistano. Ma le note di testa svaniscono dopo pochi minuti, e quindi per apprezzare un profumo bisogna andare, provarlo, uscire dalla profumeria che è pervasa di fragranze e profumi che si mescolano nell'aria. Io mi vado a fare un giretto di almeno 15 minuti, e poi magari
Vado, provo qualche altra fragranza, faccio così quando annuso i profumi. Ma è difficile che io acquisti un profumo dopo averlo sentito una volta sola, ma anche una volta sola in un'unica giornata, perché a volte lo provo anche per 2 o 3 giorni, perché mi faccio anche un po' di test della durata prima che mi decida ad acquistarlo. Diciamo che purtroppo le note di testa, pur essendo importanti, sono un po' uno specchietto per le allodole, per il consumatore. E su questo vi metto in guardia, perché non è così che si apprezzano e si vanno ad acquistare i profumi. E poi, domanda numero 8, i profumi che ti cambiano l'umore? Se sì, come? Allora, profumi che mi cambiano l'umore a volte sono proprio i profumi gourmand perché mi danno quella sensazione di dolcezza, è come se ci si nutrisse. Di qualcosa di dolce che ci fa stare bene, di coccola, oppure a volte i profumi talcati che mi aiutano a rilassarmi quando soprattutto vado a dormire e ho voglia di avere quel clima un po' rilassante, crearlo proprio nella stanza da letto. Mi piace anche a volte i talcati spargere qualche spruzzo sui cuscini. Comunque, io credo che tutti i profumi, anche qui, cambino l'umore, perché proprio per il fatto che arrivano a colpire l'amigdala e arrivano a colpire tutto un circuito neurale nel nostro cervello che va a stimolare determinate aree, agiscono sulle emozioni e quindi anche sull'umore. Quindi anche un profumo che non ci piace potrebbe cambiarci l'umore, farci ad esempio piombare in un umore negativo. Quindi, alla domanda, i profumi che ti cambiano umore, se sì, come? Ci sono profumi che me lo possono cambiare in bene, ma magari mi può capitare a volte di sentire un profumo che non acquisto e che non mi piace, che me lo lavo dal polso proprio perché mi dà una sensazione di disgusto. E domanda numero 9, i vecchi amori che non usi più. Allora, un vecchio amore che non uso più è un profumo di Max & Co, Le Parfum, con una bellissima nota di noce moscata che ho in ancora in un flaconcino che sono riuscita a recuperare perché il mio l'avevo finito da 30 millilitri e lo tengo proprio per collezione. È buonissimo perché ha queste note speziate, leggere, fresche, ma anche talcate. E quel profumo l'ho davvero usato tantissimo, è stato un mio vecchio amore. E al pari del Midnight Poison, che ce l'ho qua, mentre il Max Mara, Le Parfum, ce l'ho da qualche altra parte, e al pari di questo lo tengo un po' conservato gelosamente, ma non lo utilizzo quasi più. E siamo arrivati all'ultima domanda: in che fragranza ti riconosci maggiormente? Allora, beh, questa domanda è facile perché ve ne ho già parlato 1000 volte. La fragranza che forse mi identifica di più è la Datura Noir di Serge Lutens, questo profumo qui che ha una tuberosa burrosa, calda, meravigliosa al suo interno. Io lo amo questo profumo, lo trovo sensuale, lo trovo scuro, lo trovo penetrante e con la nota anche della datura, che è un fiore legato a un certo tipo di femminile, a una donna anche un po' selvaggia, secondo me, una donna un po' intuitiva. E questo è proprio Datura Noir. Trovo che questo profumo sia un capolavoro di Christophe Sheldrake, uno davvero dei miei profumi preferiti, forse quello che non può davvero mancare nella mia collezione. E l'undicesima domanda dice di taggare qualcuno. Non taggo nessuno come richiesto dal tag perché ormai l'avranno fatto in 100.000 questo tag, quindi taggo chiunque abbia piacere di fare questo video tag. Intanto vi saluto, vi auguro ancora buone feste,
felice vigilia e buon Natale per domani. Un grosso abbraccio. Ciao!